Raul Bova. Ciao Raul, sono qui davanti a te. Allora, noi siamo abituati a vederti in film anche d'azione, è una casa di produzione che produce film indipendenti molto importanti, per cui ho la curiosità di capire cosa ti ha spinto a girare questo seguito. Poi c'è una differenza di età di 20 anni tra il tuo personaggio e il personaggio di Nicky, per cui se pensi che... cosa ne pensi di questa cosa? E se prima di incontrare Chiara ti è mai capitato di poter di avere insomma una passione? Vabbè, così te le faccio tutte. Una passione per una ragazza. Non me le ricordo. E poi, vabbè, la terza cosa farai a Sanremo a fianco ad Antonella Clerici? Grazie. Allora, non so se andrò a Sanremo, ricomincio dall'ultima perché così almeno me le ricordo. Non so se andrò a Sanremo e ancora. E poi non me ne ricordo più, allora, perché ho fatto il seguito, perché mi ero trovato bene nel primo, perché pensavo, ero grato comunque a Federico di, insomma, di avermi dato anche una possibilità nella commedia, perché è stato lui che insieme a Rita, anzi prima ancora tra Rita e Federico, devo dire, tra tutte e due, non so chi è stato il primo, però avere questa possibilità non è una cosa da sottovalutare, ci tengo e la ripeto spesso perché molto frequentemente le persone dimenticano quello che è importante in una carriera di un attore, mentre invece queste piccole scelte sono fondamentali e devo dire che mi ha portato a fare altre commedie, quindi già questo è un motivo che è abbastanza valido per rifare un secondo e condividere insieme a persone che con cui si è trovato bene un'altra esperienza del genere. E poi la differenza d'età, a parte te personale, no? Con il giudice il fatto di un uomo maturo con una ragazza che ha 20 anni di meno. Allora, la differenza d'età trovo che sia abbastanza importante in una coppia, trovo che può creare dei problemi per chi vive l'età che ha, però ci sono persone che non dimostrano l'età che hanno, quindi a volte diventano compatibili con persone più grandi o persone più piccole, dipende dalle circostanze, non si può mai generalizzare tutto. Sono cose che abbiamo già affrontato nel primo, ma nel secondo le ribadiamo ancora di più. Devo dire che comunque poi ho sempre detto che lei... Michela ha interpretato molto bene una ragazzina giovane, però con grandi sentimenti, con grande verità, con dei sogni da realizzare, con la possibilità di credere che forse con una ragazza così potrebbe un uomo di 40 anni, perché poi ci sono anche gli uomini che credono nei progetti, nel futuro, dà fiducia ad una ragazza così, perché forse la merita la fiducia, no? Perché non è detto che tutti i quarantenni poi sono alla ricerca della ragazza giovane per farsi l'avventura. C'è chi magari ancora non ha trovato la donna della sua vita e la trova in una un po' più giovane. Emanuela, possiamo rovesciare la cosa e chiedere a Michela? Volentieri. Sì, mi autorizzo. No, questa cosa della differenza d'età... Io non credo che la differenza d'età sia un fattore così importante come comunque altre differenze. Poi alla fine se c'è l'amore si superano tante cose, però è anche vero che a 20 anni ci sono ragazze molto più mature dell'età che hanno e a 40 ci sono uomini meno maturi di altri quarantenni, quindi è giusto trovare magari un equilibrio tra le due età, venirsi incontro in quel senso. E questo forse l'abbiamo raggiunto in Scusa ma ti voglio sposare. Infatti la coppia, cioè, si è raggiunta in questo senso.